formato il coordinamento per quarto con l'intento di occuparsi della questione ex ospedale psichiatrico, in cui sono presenti due RSA per pazienti, sono presenti i disabili, è presente il centro dei disturbi alimentari e è presente il museo delle forme inconsapevoli, diverse realtà. La Scopa Meravigliante dal 1982 inserisce persone che sono seguite dai servizi territoriali di salute mentale. Io lavoro qui da 4 anni e 10 mesi, mi hanno trovato un lavoro per me, mi sto curando anch'io per dei problemi miei, spero che tutte le persone che mi conoscono da quando sono qui vengano ancora a trovarci. Ecco. Vogliono far rimanere soltanto qua i ricoverati psichiatrici, isolati dal resto di quello che sarà venduto, cioè vuol dire creare un piccolo manicomio come una volta. Abbiamo cominciato a ragionare sul senso che aveva questa vendita, questa espropriazione, questa deportazione e abbiamo cominciato a mettere a punto un documento che è il documento costitutivo del coordinamento, dove si fa una serie di analisi e si fanno una serie di richieste. E queste 3 giornate sono un po' uno strumento per non abbassare il tiro. La nostra idea è proprio quella di essere qua e essere insieme, pazienti, non pazienti, arte, cultura, musica e per fare tutto questo servono spazi e gli spazi pubblici, soprattutto spazi pubblici così belli, non possono e non devono essere venduti. Abbiamo avuto un'adesione incredibile, la gente qui intorno, gli operatori, le associazioni che hanno risposto in massa, le più disparate, i GAS, le ARCI, i Scout, tantissimi. Forse ci stiamo svegliando, non si tratta solo di salvare l'ospedale psichiatrico in questo caso. E siamo qui per sostenere le argomentazioni del bene comune, della condivisione e della cooperazione. Ok, la gestione i privati dove il pubblico non arriva, ma chi controlla? Lo fa il suo lavoro. Attaccato al palazzo dove abito c'è una di queste strutture convenzionate, purtroppo di notte urla, mamma, ciabatte che vanno dalla finestra, sottovesti, maglie. Al mattino dopo c'è la strada con questi indumenti e le urla che continuano a echeggiare, come i vecchi manicomi. L'ex ospedale psichiatrico di Quarto era un luogo di reclusione per delle persone che erano malate. Poi c'è stata una stagione di grande apertura, per cui questi luoghi sono diventati dei luoghi di cura che si aprivano alla città. Adesso ci troviamo di fronte a un nuovo bivio, nel senso che con la privatizzazione delle cure le famiglie che hanno più mezzi tutelano meglio i loro congiunti e gli altri sono lasciati indietro, gli ultimi. Oppure il mantenimento di una dimensione pubblica aperta e in questo momento si cerca di fare in modo che questo spazio rimanga uno spazio di cura e uno spazio aperto. Credo che sia possibile andare su un terreno di colloquio con le istituzioni. Mi sembra che ci siano delle discrepanze tra la visione della giunta di sinistra in comune e tra la visione della giunta di sinistra in regione. All'interno del centro-sinistra si deve fare una battaglia anche di tipo culturale. È vero che bisogna tenere insieme dal punto di vista economico un sistema che coi tagli ha appesantito, ma non lo si può fare facendo pagare dei prezzi a malati e sacrificando una certa visione dei beni comuni. Guardate che non è così vero che tutto quello che abbiamo possa essere messo in discussione, che la revisione della spesa, spending review come si chiama, possa incidere su tutto e che noi dobbiamo tutto subire. Non si può rinunciare ai diritti, non solo i nostri, ma quelli altrui prima di tutto. Possiamo accettare che manchino risorse per i più deboli di noi, cioè quelli che hanno più bisogno che i loro diritti siano difesi. Io dico fermissimamente no. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare, chissà che la crisi finirà. Ho
offendono le persone che hanno vissuto qua, offendono quelli che sono morti, offendono quelli che sono usciti, offendono tutti gli operatori, anche quelli che hanno sofferto e sono morti in questi luoghi, perché sono morti anche operatori.